Eccoci qui ragazzi e ragazze per una nuova collaborazione con Plaion Italia. Ringrazio il vostro Diablotex, ringrazia personalmente come sempre tutto lo staff di Plaion Italia per avermi concesso questa collaborazione e per avermi inviato un codice della versione completa di Street Fighter 6 in versione PlayStation 5. Ringrazio Josafat di Plaion Italia che come sempre tempestivo mi ha concesso questa collaborazione e mi ha inviato gentilmente un codice della versione completa di Street Fighter 6, ovviamente, come ho detto in precedenza, in versione PlayStation 5. Ragazzi, detto questo, possiamo iniziare con la modalità World Tour. Io, per non farvi perdere troppo tempo, ho creato il mio avatar in separata sede, come si può ben vedere. Vi farò vedere un attimino. Ecco qui, però sono al livello comunque rispetto zero perché non ho giocato, ragazzi. Ho creato l'avatar e diciamo che vi ho gentilmente risparmiato, come si può dire, vi ho risparmiato tutta la perdita di tempo che magari per creare l'avatar, ragazzi, insomma. Però vediamo un attimino, un po' di tempo ci è voluto per crearlo, quindi diciamo che va bene comunque così. Detto questo, possiamo... Però forse l'avatar che ho creato andrà... Vabbè, comunque va bene così, ragazzi. Possiamo partire con la modalità, giustamente, World Tour. Ed eccoci qui, ragazzi. Quindi, crea il tuo avatar e parti per un viaggio alla ricerca del significato della forza. Lanciati e vivi il mondo di Street Fighter in un modo totalmente nuovo. Quindi sul mio canale arriverà solo ed esclusivamente la modalità World Tour, ragazzi. Buona visione a tutti, buon divertimento con il primo episodio e si inizia. Okay. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just gotta get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. Ed ecco qui la modalità World Tour, ragazzi. Eccoci qui, via. Iniziamo, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ci spiegheranno un po' tutto, eh. Maremma, ragazzi, ha distrutto tutto. Ha distrutto completamente tutto. Potentissimo. You my new recruit? Kids, take a breather. Ragazzi, fate una pausa. Va bene. Welcome. This is Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around you. You're here for basic training, right? Okay. Let's get you measured up. Prendiamo le misure. Ah no, devo crearlo qui l'avatar. Quindi, vabbè, l'avevo creato in precedenza che... Credevo che... Vabbè, meglio così, ragazzi, meglio così. Allora, creo il tuo avatar per la modalità World Tour. Sarà usato anche nel Battle Lab. Da un'occhiata ai set predefiniti disponibili, potresti trovare l'aspetto che fa per te. Quello lì sembra un po' Iaci, ragazzi, di Tekken. Comunque... La lunghezza dei tuoi arti e la tua taglia hanno un ruolo fondamentale in battaglia.
Con gli arti lunghi i tuoi attacchi colpiranno più facilmente gli avversari lontani, ma un corpo grande ti rende un bersaglio più esteso. Dando all'avversario la possibilità di colpirti, puoi cambiare il tuo corpo allo spaccio, cambia aspetto quando vuoi utilizzando gli zenni. Quindi modifica il tuo avatar come preferisci. Vai! Allora, io non è che farò grandi cose, ragazzi, grandi, come si può dire, non farò dei cambiamenti troppo eccessivi, non vado ad approfondire perché sinceramente ho veramente una gran voglia di giocare. Quindi, allora, il corpo va bene così, identità maschile. Poi, avatar predefiniti, vediamo un attimino. Stiamo calmi ragazzi. Allora, avatar predefiniti. Poi andremo a modificare qualcosa, insomma, vediamo un po'. Quindi forse l'avatar che avevo creato era per l'altra modalità. Vabbè, fa nulla, meglio così, almeno faremo tutto dall'inizio. Via, prendiamo lui come corpi predefiniti. Vediamo un attimino, alziamolo un po' così. È anche già bello tatuato, quindi siamo già sulla buona strada. Ecco, magari troppo... Vediamo un po', eh. Così va bene. Vediamo un po'. No, così no, che stiamo scherzando, assolutamente. No, no, con gli arti... Allora, vediamo un po' così. Così non è male, però... Lo vedo un po' troppo esagerato. No, vabbè, troppo esagerato, ragazzi, eh. Vabbè, così cos'è? David Gnomo, l'amico mio, dai, no, non va bene. Lasciamo la corporatura in questo modo. Via, andiamo avanti. Ecco. Ok, così. Benissimo. Colore pelle, vediamo un attimino, diamo una regolatina. Così, bene. Allora, capelli, ecco, magari vediamo il taglio di capelli, lo faremo un po' diverso, eh. Capelli, allora, vediamo un po'. Taglio un po' la Noctis, diciamo, una specie di Noctis di Final Fantasy XV, comunque. Diciamo una specie, ecco. Vediamo un po'. No, sto sbagliando, via. Così anche non è male. Vai, lasciamo così. Bene. Fermi, fermi. Mettiamo la X di PlayStation, insomma, ragazzi, che dite? Io direi che è una figata. Vai, lasciamo la X là, via. Va bene così, ragazzi. Le sopracciglia vanno bene queste, sono bellissime. Sì. Vediamo un po' il naso. Ecco, forse questo è un po' più... Sì. Sì, sì, sì. Vediamo un po' l'espressione della bocca qui. Non sono espressioni che tanto mi garbano, eh. Così, bello tosto, via. Le orecchie, vediamo un po'. Come Capitano Spork non lì, eh. Spark, vabbè. Barba e baffi. Allora, qui ora è importante. Qui è importante, però bisogna farlo un po' aggressivo, eh. No, vabbè, così, insomma. Che figata così, ragazzi. Perfetto. Vediamo un po' l'atteggiamento, sì. Ottimo, ragazzi. Perfetto. Pittura del corpo, vediamo un po'. Vediamo un attimino. Ok.
Dietro possiamo inserire qualcosa? No, questo no. Bene. Vediamo un po'. Ok. Trucco. Ullala, che figata. Bello così, ragazzi. Fermi, fermi tutti un attimino. No, così un po' troppo esagerato, troppo... No, no, vai. Andiamo in questo modo, dov'era? Così, bellissimo. Ecco, non esageriamo però, eh. Insomma. Ecco, così bello. Bellissimo, bellissimo, così via. Ma le cicatrici, diciamo che possiamo anche farne a meno. Colore pelle possiamo lasciare così. Vediamo un po' le voci. No? Bene, questa. Allora, tabella del corpo, così. Ok. Bene. Salviamo il mio personaggio. E ora termina. Benissimo, confermo Diablotex 78. Ragazzi, se qualcuno mi incontrerà online, sapete che Diablotex 78 sono io, ok? Anzi, magari per mettere un segno di riconoscimento, YT sta per YouTube, in modo che capite, insomma, quello che vi attende. Ok, conferma. Possiamo iniziare? Ah, devo scattare una foto. Via. Vai. Ho fatto anche uno screen. Confermare le scelte attuali? Ovvio. Ci mancherebbe, ragazzi. Va benissimo. Possiamo iniziare il World Tour. Via. Abbastanza cattivo, eh. Alrighty, well, that should about wrap up your enrollment. Again, you can call me Luke. We're just coach. Okay then, hope you're ready to begin. Ah, vogliamo iniziare. Let's go over the basics. Iniziamo le basi. Sì, sì, il tutorial ci vuole, ragazzi. Making it over to where I am. Feel free to walk or run, whatever gets you here. Muovi il tuo avatar con i direzionali oppure con l'analogico sinistro. Esistono tre velocità di movimento diverse. Se inclini appena... vabbè, l'analogico sinistro, cammini, inclinandola di più, corri. Premi mentre corri e segui uno scatto che è ancora più veloce. Ottimo. Ok, semplice. Hey, it was still an important first step. Journey of a thousand miles and all that. Anyway, moving right along. I placed some panels on the floor. You see them? Beh, sì, li vedo, non è che sì, li vedo, sì. I want you to pass through every last one and then make your way back to me. Sound good? Usa RS per controllare la visuale. Puoi farlo anche premendo X, cerchio, quadrato, triangolo, mentre tieni premuto il tasto R1, permettendoti di controllare la visuale anche se usi un controller che non ha RS, come un arcade stick. Le impostazioni della visuale possono essere regolate andando sul menu di gioco con, vabbè, abbiamo capito, selezionando opzioni e poi visuale. Questo menu è disponibile dopo il capitolo 1. Va bene. Semplice, ragazzi. Molto semplice. Right on. Looks like you've got the hang of things.
Let's get right to it then. Show me how you are with your fists. Ci sono due tipi, vabbè, diversi di comandi per gli scontri nella modalità War Tour, moderno e classico. Quello moderno ha un layout a quattro input che permette ai giocatori di avere un approccio più immediato al combattimento, quindi quadrato, attacco debole, attacco medio, attacco forte e mossa speciale. Nota, moderno è l'unico sistema disponibile nella modalità War Tour durante il capitolo 1. Nelle varie spiegazioni e tutorial, l'input dei comandi richiesti per proseguire le mosse vengono mostrati sotto forma di icone. Le icone base corrispondono ai seguenti comandi, quindi attacco debole, vabbè, hai voglia qui a ricordare. Puoi passare da uno stile di icona all'altro aprendo il menu di gioco, sempre con il tasto Option, andando su Opzioni, sezione Gioco e poi accedendo a Visualizzazione Comandi Mosse della sezione Altre Impostazioni. Bene. Dovrò ricordare, vuoi giocare il tutorial combattimento? Ovvio che sì, li giocheremo tutti i tutorial, ragazzi. Sposta il tuo avatar a destra o sinistra con l'analogico o direzionale. Muovendoti a destra o sinistra puoi avvicinarti o allontanarti dall'avversario. Premi rapidamente durante la corsa per eseguire uno scatto. La distanza tra te e l'avversario viene chiamata distanziamento ed è fondamentale. Sperimenta un po' per scoprire la posizione ottimale più adatta al tuo stile di gioco. Via! Semplice. Salta sopra Luke 3 volte. Premi super saltare, così potrai superare in salto l'avversario, evitare i suoi attacchi o attaccarlo dall'alto. Un salto al momento giusto può cambiare le sorti dello scontro, quindi includilo nel tuo allenamento. Voilà. E fin qui è semplice, ragazzi. Possiamo proseguire. Accovacciati 3 volte. Premi giù per accovacciare il tuo personaggio. Se il tuo avversario punta la parte superiore del corpo, puoi accovacciarti per escludere gli attacchi. No, eludere gli attacchi. Oppure, se vuoi mirare alla parte inferiore del corpo del tuo avversario, puoi farlo attaccando in posizione accovacciata. Una mossa importante da tenere a mente è che non puoi muoverti mentre sei in posizione accovacciata. Quindi, ok. Ok, perfetto. Colpisci Luke con attacchi normali 3 volte. Quando usi il sistema di comandi moderno, gli attacchi si eseguono premendo quadrato, X, cerchio. Attacco debole, medio, attacco forte. Gli attacchi deboli infliggono pochi danni, ma sono facili e veloci da mandare a segno, mentre quelli più potenti fanno più danno, ma ti rendono più vulnerabile ai contrattacchi. All'inizio cerca di trovare delle strategie per sferrare gli attacchi forti, eseguibili premendo cerchio. Se sferri un attacco durante un salto da accovacciato, la mossa dell'avatar varierà in base alla posizione. Inoltre, premere lo stesso comando più volte, ad esempio XXXXX, permette di sferrare attacchi consecutivi modificando la mossa standard. Divertiti a sperimentare e a scoprire i cambiamenti delle mosse. Vediamo. Perfetto. Ok, lo dico io, ciccio. Premi triangolo con i comandi moderni per eseguire una mossa speciale. Flash, vabbè, avvicinati in rapidità e colpisci l'avversario. La mossa che esegui varia in base alla direzione scelta con analogico o direzionale. Quindi Rising, ok, più il triangolo raggiunge anche i nemici in alto. Le mosse speciali sono potenti ma ti espongono per più tempo gli attacchi e sono più difficili da mandare a segno. Capire le caratteristiche del tuo set di mosse e quando usarle è fondamentale per vincere. Vediamo. Perfetto, ragazzi. Prendi il lancia Luke 3 volte. Mentre ti trovi proprio accanto a un avversario, premi X più quadrato o L2 con il tipo di comandi moderno per afferrarlo e lanciarlo. Le prese sono molto utili contro gli avversari in parata. Io sto usando X e quadrato, ragazzi, Però possiamo provare anche con L2 e va benissimo così, insomma. Nice work. Right, that about covers the basics. Kind of boring, right? I knew it.
That's how the basics are. Simple and boring. But remember, even the biggest rockets need a stable launching pad for takeoff, or else they're just gonna crash and burn. You get me? Coach, how is any of that gonna help him handle this? Perfetto, si combatte, ragazzi. Forse in modo serio, forse. La tua salute si riduce ogni volta che subisci danni. La salute dell'avversario si riduce ogni volta che infliggi danni. 3. Indicatore drive si riduce a ogni parata, si riempie gradualmente nel tempo. Per vincere, svuota completamente la salute dell'avversario prima che lui lo faccia con te. Via. Vabbè, siamo tutti e due di livello 1, quindi... Ok. E là, stai calmo, Ciccio. Maremma. Gonna be the type to jump before you think? But coach, that was the kind of situation I want to learn to deal with. You're not here to punch bags either, right? Right. This is Bosch. He signed up for the same regimen you are. Ooh la la, Bosch. Look, both of you are my trainees. You joined at the same time. So play nice, okay? Coach, we both came here looking for strength. If both of us are trying to find that strength, sooner or later, one of us is going to get there first. What happens to the other person then? We all know that nobody's going to be friends after that, so why bother pretending now? Ah, Bosch, my man, that's a really tough question. You gotta know what strength means to you before you go looking for it. You go looking for the wrong things, and you really might end up in that situation someday. But you know what? You can cross that bridge when you get to it. You two are still my plucky little trainees. Listen to what your coach says, and put your hearts into your training. Focus on that. Okay, let's get back to business. You wanted something more practical, right? Well, practicality comes in many forms. If you want to start off on the right foot in this city. Hit the streets. Andate in strada, giustamente. Perché è giusto che deve essere così, ragazzi. È giustissimo. Metro City, ragazzi. Secondo me questa è una modalità molto molto interessante, ve lo dico, Una città un tempo dominata dall'organizzazione, Mad Gear è dilaniata dal crimine. Grazie agli sforzi instancabili dell'ex sindaco Mike Hagar, la pace e la prosperità sono tornate a regnare. Ma non è che Hagar è quello di Final Fight. Ma da oggi c'è una cosa che non è affatto cambiata per le strade. I cittadini sopravvissuti a quegli anni bui sono ancora fortissimi come erano al tempo. Bello! Bello!
Vuoi fare esperienza nelle strade? Pestare i cattivoni da queste parti sarà il modo perfetto. Scusa, era solo una battuta. Avevo capito che sarebbe stato questo a dirci cosa fare dopo. E beh, uno smartphone. Oh, aspetta, il coach mi ha mandato un messaggio. C'è un'app sul tuo smartphone, dagli un'occhiata. Tu hai ricevuto qualcosa? Nuovo contenuto. Puoi scoprire un sacco di informazioni diverse premendo per aprire il tuo smartphone. Ecco qui. Apriremo tutto subito, ci mancherebbe. Messaggi. Vediamo un po'. Iniziamo con qualche missione. Da adesso invierò i tuoi esercizi per allenamento nell'app Missioni. Dacci un'occhiata e segui le istruzioni che ti escono lì. Va bene. Missioni. Capitolo 1-1. Nuova leva nel quartiere. Le strade ti accolgono a braccia aperte. Sta a te decidere cosa fare e dove andare. Ma se vuoi capire come si fanno le cose in un posto, la via più rapida è sicuramente chiedere a chi ci vive. Cerca una persona di nome Alice e ti spiegherà come funziona la vita qui. Allora, ricompense di completamento 500 miglia, caramelle di ferro per uno. Vorrei vedere come si mangiano le caramelle di ferro. Parla con Alice. Via. Nel paese delle meraviglie. Piccola battutina che comunque ci voleva. Scorciatoie, vediamo un po'. Emote si usano tenendo premuto L2. Premendo un altro comando puoi assegnare un emote al comando che preferisci. Mosse maestro. Si eseguono tenendo premuto R2. Premendo un altro comando puoi assegnare una mossa maestro al comando che preferisci. Scorciatoie si usano tenendo premuto L1 e premendo un altro comando puoi assegnare una scorciatoia al comando che preferisci. Seleziona il comando che vuoi modificare e la funzione a cui desideri abbinarlo. Insomma, saluto, applauso, vabbè, non assegnato, vabbè, qui possiamo assegnare. E cosa vogliamo assegnare qui? Fermi tutti, eh? Pugno in alto, tifo, applauso e saluto. Non posso ancora fare nulla. Vediamo qui, stato, missioni, fotocamera e mappa. Ah, vedete qui ragazzi? Stato, missioni, mappa, fotocamera e stato. Oh, vabbè. Sfondo. Il tuo smartphone può essere personalizzato cambiando sfondo e completare le missioni dei maestri aumenterà il numero di sfondi disponibili tra cui scegliere. Passerai un sacco di tempo con questo dispositivo, quindi personalizzalo come più ti piace. Nero, viola, blu, verde, bianco. Blu. Sì. Vado per il colore blu. Oggetti. Caramelle durissime, dolci e ricche di calcio. Masticarle attiva tutti i muscoli del corpo, conferendo una leggera resistenza ai danni. Riduzione danni subiti per 30 secondi, ok. Mentre qui caramelle dure nutrienti puoi attivare, arrivare al centro leccando, ma masticare più veloce. Potenzia temporaneamente di poco l'attacco in battaglia, aumento danni inflitti sempre per 30 secondi. A livello 1 abbiamo 5000 di salute, quindi no, non voglio attivare nulla per il momento. Quindi stato, diamo un'occhiata. Tieni d'occhio i stili, attrezzature, equipaggiamento. Puoi vedere e cambiare lo stile che stai usando e quello che indossi nella sezione equipaggiamento del menu stato. Alcuni potrebbero creare abbinamenti volti a migliorare le prestazioni, mentre altri decidono di focalizzarsi sull'avere un look da urlo. Alcuni preferiscono padroneggiare un solo stile di lotta, mentre altri si destreggiano tra i vari stili. Sperimenta fino a trovare la strategia che funziona per te. Ci sono 4 tipi di attacco e la potenza di ognuno è rappresentata da una statistica diversa. Forza pugno, colpi sferrati con le mani. Forza calcio, colpi sferrati con i piedi. Forza presa, mosse che lanciano l'avversario. Forza mosse uniche, altri colpi placcate e così via. I valori di ogni statistica aumenteranno quando sali di livello. Indossi equipaggiamento, sblocchi abilità di una serie, usi oggetti o entri in confidenza con i tuoi maestri, esplora il mondo, vivi nuove esperienze e diventa più forte.
Quindi vabbè, per il momento solo lo stile di Luke, perfetto. Tenuta d'allenamento, possiamo cambiare la maglia, vediamo un po'. Ok, pantaloni abbiamo solo questi, scarpe, ok. Ok, guanti, mosse speciali, vediamo un po'. Le mosse tra cui scegliere, le mosse speciali. Diventare l'apprendista di un maestro ti dà successo a nuove mosse speciali. Il numero che puoi usare in contemporanea è illimitato, con una mossa speciale per ciascun comando. Le mosse speciali a terra e aeree si possono abbinare separatamente e puoi impostarne di diverse per i singoli stili. Non è possibile assegnare mosse con carica a slot neutrali nei comandi moderni. Inoltre non è possibile assegnare mosse speciali agli slot contrassegnati, vabbè, abbiamo capito. In quel caso sarà necessario liberare uno slot occupato o sbloccare abilità che aumentano gli slot. Bene, e abbiamo 1000 crediti, quindi a terra, allora vediamo un attimino, mosse speciali, vediamo un po'. Ok, super art, vabbè, insomma, per adesso è così. Sfondo, fotocamera, ok. Ok, in pratica è una lista di cose da fare. Quindi, per prima cosa dobbiamo parlare con quella ragazza. Con quella ragazza? Non mi pare molto difficile, gambe in spalla. La destinazione della tua missione è contrassegnata da un simbolo rosso. Prova a raggiungerla facendoti guidare dal simbolo. Puoi anche verificare il luogo di destinazione usando la minimappa in basso a sinistra dello schermo o accedendo alla mappa con lo smartphone. Via. Allora, Alice è di livello 5, ragazzi. Ora io devo controllare. Più che controllare, voglio vedere un attimino se possiamo, se posso salvare la partita. Vediamo, Voi sapete che io amo il salvataggio manuale, quindi audio, ok. Modalità prestazioni va benissimo. Ok. Allora ragazzi, io direi che possiamo... Allora, qui per salvare... Vabbè dai. Andiamo un attimino a parlare con Alice, dai. Why, hello there. Ma ciao, sono Alice. Voi dovreste essere due lottatori che vogliono solo diventare più forti, giusto? Sì, ci hai preso. Da cosa l'hai capito? Me lo chiedi pure? Ce l'avete praticamente scritto in faccia. Scherzo, era solo per rompere il ghiaccio. Siete gli studenti di Luke, vero? Mi ha chiesto di darvi una mano con il vostro allenamento. Prima di tutto, la missioncina di venirmi a parlare è andata benissimo. Ora, che ne dite di batterci? Okay. Non fate timidi però, sono molto più forte di voi due. Insomma, questo lo vedremo. Manda a segno 10 colpi. Allora, quando usi lo schema di comandi moderno, puoi eseguire le combo automatiche tenendo premuto R2 mentre attacchi. Metti a segno un attacco con R2 più quadrato, R2 più X, dovrò ricordare qui ragazzi, e potrai proseguire con un attacco combo premendo ripetutamente. Se andrà a buon fine gli infliggerai dei danni enormi all'avversario, quindi fai un tentativo. Man mano che vai avanti nella storia potrai eseguire attacchi consecutivi diversi oltre a quadrato ed X. Quando si impostano le mosse speciali, queste saranno utilizzate nelle combo automatiche, ma secondo lo stile del proprio maestro. Anche se si inserisce una mossa di un altro maestro, se l'attacco utilizza lo stesso comando, le mosse saranno eseguite nello stesso ordine nella combo automatica. Esempio, il terzo colpo della combo automatica 2 di Luke utilizzerà la mossa speciale che occupa lo slot. Ok, forse ci siamo capiti. Combo automatiche, premi ripetutamente comandi. Vediamo un po', ragazzi, Vediamo un po'. Ok, vediamo, Devo sferrare 10 colpi, no? Siamo a 4. Vabbè, ma l'inizio è semplice, ragazzi. Non è che... L'inizio è veramente... Sarà semplice.
D'accordo, ok, vi state ancora ambientando nel mondo della lotta di strada. Per quanto riguarda la prossima missione, perché non andate a combattere contro qualcun altro? Potete sfidare qualcuno con Quadrato. Tornate a parlarmi dopo aver battuto due avversari. Va bene. Dai il via a uno scontro. Premi Quadrato vicino a un avversario per dare il via a uno scontro. A quelli che accetteranno la tua sfida comparirà il livello sopra la testa per indicare quando sono forti. Prova a iniziare un combattimento con qualcuno al tuo livello. Beh, giustamente ragazzi, non è che posso... Non è che posso andare con combattenti di livello molto superiore al mio. Livello 2, livello 1. Vai, proviamo questo. Proviamo. È di livello 1 anche lui. Puoi usare degli oggetti in battaglia. Premi per aprire il menu di pausa. Poi seleziona oggetto dell'inventario. Puoi usare oggetti per recuperare salute, per avere benefici vantaggiosi e cambiare le sorti della lotta. Ok. Che figata, ragazzi, andiamo. Vabbè, dai, non eri molto... Vabbè, questo qui l'abbiamo eliminato. Troviamo un altro del mio livello, vediamo un po'. Eccoci qui. Ma che bello. Non ti fai beccare, vabbè. Ti prendo io, ciccia. Ti prendo io, tranquilla. La lotta rende più forte il tuo avatar. Il tuo personaggio salirà di livello guadagnando XP, che aumenta i parametri di base come la salute. Riceverai anche punti abilità in base al tuo livello e potrai usarli per sbloccare nuove abilità. Puoi verificare il tuo livello attuale e la salute in alto a destra, sullo schermo o usando lo smartphone. Ottieni punti abilità salendo di livello. Se apri l'app stato del tuo smartphone e poi scegli abilità, puoi usare i punti ottenuti per sbloccarne di nuove, rendendo più potenti il tuo avatar. Bene. Livello 2 raggiunto, ragazzi. Che figata. Vediamo un po'. Oggetti, missioni, messaggi. Vediamo un attimino. State buoni, eh. Vabbè, qui abbiamo il Fighting Pass e così via. Parliamo con Alice, vediamo. Ora avete un'idea più precisa della lotta? Provarci in prima persona è il metodo migliore. Quando siete in giro, non tutti quelli che incontrerete ci andranno piano come me. Quindi, prima di sfidare qualcuno, è meglio scegliere con cura l'avversario. Comunque, ci vediamo in giro. Certo, Alice. A volte dovrai parlare con qualcuno per strada e invitarlo a lottare. Vedila così, è tipo salutare i passanti, ma con un sacco di pugni in più. E se tutte quelle botte ti fanno venire fame, metti qualcosa sotto i denti. C'è un furgoncino che fa una pizza strepitosa in zona. Non lo diresti mai dal suo aspetto. Facci un salto a provare e provarne una fetta, ok? E provali una fetta, vabbè. Anche mangiare fa parte dell'addestramento? Il coach ci sta prendendo in giro? No, ma bisogna rimettere energie. Però ho fame, in effetti. Tanto vale fare come dice. Lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Buoni. Ok. Allora, vediamo un po'. Tornei, consigli, opzioni. Vabbè, tanto non possiamo... Allora ragazzi, io direi che come prima, allora qui, fantastico. Ok, allora ragazzi, io direi che come primo episodio, come primo gameplay possiamo chiuderla
tranquillamente qui. Il vostro Diablotex vi dà appuntamento con i prossimi episodi. Per quanto riguarda Street Fighter 6, vi ricordo che sul mio canale arriverà solo la modalità World Tour, quindi un ringraziamento ancora a tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa collaborazione, per avermi inviato un codice della, della versione completa di Street Fighter 6 in versione PlayStation 5. Un ringraziamento a Josafat di Playon Italia per avermi inviato un codice di Street Fighter 6 in versione PlayStation 5, per aver esaudito questo mio desiderio di questa, per avermi concesso questa collaborazione. E giustamente un ringraziamento anche a tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube, ma anche un doveroso ringraziamento a Capcom. Quindi, detto questo, il vostro Diablotex vi dà appuntamento con i prossimi episodi. Ciao a tutti ragazzi, nel prossimo episodio si continua e credo che entreremo nel vivo della nostra avventura. Ciao a tutti e come sempre grazie per il vostro fantastico supporto. Il primo episodio si conclude qui. Ciao!